Parliamo di Ermal Meta che si è aggiudicato ieri il premio per la miglior cover. Oh, io non gli avevo dato molta fiducia all'inizio a Ermal Meta vocalmente, lo sapete, secondo me è più un cantautore che altro. Ma ieri ci ha sorpreso con effetti speciali attraverso l'uso del falsetto, che è la voce maschile che hanno quei signori che riescono ad andare su, più su, più su. E lui si è impossessato, no? Dentro di sé di un'altra voce, proprio veramente prima ha cantato la parte maschile, poi è diventato donna praticamente. No, è stato molto bravo. Ma sapete cosa? Ha portato questo brano di Modugno molto bello, Amara Terra Mia, ed era credibile lui mentre faceva tutto quello che ha fatto. Piaciuta, mi è piaciuta, è stato sensibile. Secondo me il pubblico ha votato bene. Lui vince il premio della critica, ce lo sapremo dire. Lui sembrava una sorta di Castelnuovo, Mario Castelnuovo, ve lo ricordate? Quello dei sette fili di canapa. Me lo ricorda un pochino. Vabbè, Ermal Meta si è giudicato. Io avrei dato il premio a qualcun altro, però Ermal Meta si è comportato bene, emozionato, quindi va bene così.